Ce l'abbiamo fatta! No. Prima di cominciare. Calvizio! Prima di cominciare l'inchiesta, Cresto. Calvo! Meno sì, Calvizio! Ma Cresto cosa c'è in testa? Scusami. Com'è? Che cosa hai in testa? Cosa hai? Voglio dare una puttana cosa per capo. Cioè? Non mi pare che tenga per capo. Vabbè, comunque hai scritto questa lettera al presidente. Questo tutto su ruota, dai, Alex Angami. Ah, perciò addirittura. Finalmente ho riuscito a scrivere. Ah, hai riuscito a scrivere. Complimenti, sì. Esco, ovviamente esco, perché voi ci ho fatto fine da stanza. Ah, questa è l'istanza per il presidente della Repubblica. No, fine da stanza per il presidente della Repubblica. Perfetto, sentiamo allora. Caro presidente. Sì. Carissimo. La davo caro presidente. Ma come carissimo? No, carissimo pure. Ma che è frate tuo presidente, scusa. Come? Come? Non si... dicevo. Perché lì le mamma Lucci come lì? Lì ne chi? Mameli. 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 Mameli, come fa? Fratelli d'Italia. Io sono italiano. Certo, sì. Come presidente, è italiano? Sì. Siamo tuoi fratelli? Sì. E poi sono un fratello presidente. Ma che significa questa cosa? Ma per piacere, carissimo presidente. Perché volevo che non so come... Ma penso che sto in galera, già mi avete esclusione. Già avete dato il vostro verdetto. Vabbè, volevo dire un'altra cosa. Mi avete detto su questo verdetto che volevo dire una... non è frate a me. No, volevo dire un'altra cosa. Perché quando un detenuto va in galera nessuno più lo riconosce. Lo cancellano da voi. Il detenuto ha un'anima. Sei patetico. Ma l'anima di Bibi. Sei patetico. Continua la lettera. Con Bibi, carissimo presidente. Da voi, vabbè, sì. Tu mi affasci. Sì. Ma che stai facendo i bicchierielli di non colesterolo alto, di abeto, bicchiere vino dopo bene, o mangiare un tessimità, prima che capisci a me succede un lutto, che no. Non può fare niente per me. Me se ti metti in due salone e fumo sta pippa, che fumo fa male e nuoce anche te, perché mezzo che sono presidente, critica, può fumo, la pippa a mo', vieni, ma non mi risulta che il presidente... Tu la ricetta in resta... Ma il presidente della Repubblica Italiana non fuma la pipa. Non l'ha mai fumata! E che bobi, te non so che pippa! Chi le va pure in bicicletta, è uno proprio salutista! Ma va in bicicletta, chi le subiremo? Chi le vince? Ma scusa, ma chi è presidente? Chi le presidente! E come si chiama? Fammi capire. Sandro Pertini! Che? Sandro Pertini! Oh, presidente, dice! Ma quello è morto! È morto, sì, Com'è? Com'è? No, è morto di vecchiaia! Di Berolini, fumato! No! Perdonate un momento. Mi dispiace che io rido. Ma è morto qualche anno fa di vecchiaia, è morto felicemente, serenamente. Ma mi hanno andato per portare. Sono passati anni. Scusi, venivo un secondino utensile a capo di cima, saluto pallone su tutto il braccio. Vabbè, scusa Bibi, non ho molto tempo da perdere. Pertini è morto. E mo siamo senza presidente. Il nostro presidente adesso è Carlo Azeglio Ciampi. Vediamo che chi si ciambi un pochetto. Poi facciamo. Vediamo che ciambi un pochetto, non sa ricetta. Appena cominciato, facciamo le cose. Dammi l'indizio, come si chiama? Carlo Azeglio Ciampi. Caro. Come? Carlo, presidente, Carlo Azeglio Ciampi. Ovvio, un po' che rispetto. Devi mandare questa istanza al Quirinale. Vabbè, ma un po' che rispetto. Al Quirinale, capito? Che già sto ospitale. No, al Quirinale, vabbè. Ismago, che buono. Vabbè, sospendiamo l'inchiesta. Ma raga, sono andato a finire in galera, rimorro presente. Sospendiamo l'inchiesta. Posso lui a scrivere? Mi scappa da ridere. Rimano là, sospendiamo l'inchiesta. Scusate, sospendiamo, arrivederci. Ma poi se sto virus antipresidente...